E ben ritrovati amici di Yoga Voce Italia, benvenuti nel video leaks del nuovo evento di Puni Puni. Oggi i leaks, ragazzi, li prendo dal nostro canale Telegram. Per questo abbiamo creato un canale Telegram, This is Damogu Leaks, perché Damogu, Damiano, Shogu, avete capito la battuta? Comunque, eccolo qui il canale Telegram, ragazzi, di mio e di Damiano, dove postiamo e posteremo i leaks e tutte le varie news di Puni Puni. Quindi ragazzi, ve lo lascio qua sotto in descrizione, o comunque se siete nel gruppo Telegram Yoga Voce Italia i messaggi arrivano anche lì. Quindi ragazzi, seguiteci o sul gruppo Telegram, entrate, link in descrizione, oppure sul nostro canale dedicato appunto con i leaks. Infatti i leaks oggi li prenderemo da qua. Questa, partiamo subito con la nuova immagine di copertina del nuovo evento, che sarà un torneo, un Pseudokai, quindi un torneo a tre mappe. Finalmente, direi, dopo questo evento triplo Z, slingshot, cose varie, finalmente un bel evento farmabile con l'autoclicker ci serviva. Però ricordatevi che si stoppa dopo 12 ore, la cheat. Comunque, andiamo a vedere i nuovi yokai, i bonus e tutto il resto. Quindi iscrizione, campanellina, like e partiamo subito. Allora, vabbè, questi qua erano i rate up vecchi. Partiamo subito, ragazzi, eccolo qua, la conferma che l'evento è torneo, perché appunto abbiamo i sigilli da rubare. Questo sarà l'ultimo sigillo e abbiamo il Yoppolbot, eccolo qua, triple S, sarà Yoppolbot triple S. Alzo un secondo la luminosità, così vedete meglio, ok, eccolo qua, comunque Yoppolbot. E adesso vedrete tutto con calma, i yokai, i rang, la tribù, gli energy max, tutto quanto. Quindi questo qui è il sigillo. Questi qua sono i nuovi yokai invece. Non ci sono tripla Z in questo evento, a meno, secondo me, per i prossimi 2-3 eventi, fino a secondo me settembre barra ottobre, non rivedremo un altro tripla Z negli yokai, perché appunto è appena uscito, come sapete, quando Puni Puni fa i tripla Z ed escono, di solito per i primi 2-3 eventi non li mette, li mette poi a manetta dopo 2-3 mesi. E appunto con gli ZZ è la stessa cosa, quindi probabilmente aspettiamoci di vedere dei tripla Z ad ogni evento a manetta proprio. Comunque, questi sono i nuovi yokai, sempre della fazione del drago, del Dragon Slayer. Quindi abbiamo Neradama, sì, Neradama, Nevaria, scusate, sono le 9 di mattina, sono un po' fuso. Nevaria, poi abbiamo Draghetto, abbiamo la coniglietta, che dovrebbe essere di metà evento. Poi abbiamo Oni Falcon, sì, Jibanyan B, Yoppolbot, appunto dei sigilli, Sergente Quadro, Komazan B e il nuovo dragone di rango ZZ. Allora, questi qua sono appunto i sigilli che saranno da recuperare. Abbiamo il primo pezzo, che è come al solito quello del segreto, ok? Poi abbiamo l'ingranaggio del bot, che appunto sarà l'ultimo sigillo, e poi questo zainetto. Lo zainetto probabilmente o ci sarà Jibanyan B nei sigilli o Komazan B, adesso poi vedremo quando uscirà l'evento. Poi abbiamo questa qui, questo nuovo item, che appunto è la moneta con il dragone verde, che c'era già nello scorso evento dei dragoni, c'era quella col dragone arancione, ora c'è il dragone verde. Appunto questa moneta sbloccherà una seconda passiva ad uno Z, quindi in particolare a Draghetto. E sì, credo che sarà come nello scorso evento che c'era Kyubi, se vi ricordate, che avevano sbloccato la mappa extra dove appunto c'era l'impossible stage, che se lo battevi dava la moneta. Sarà probabilmente così la stessa cosa. Questa è l'icona dell'impossible stage, ovviamente il solito stemma dei dragoni, bellissimo, veramente bellissimo. Questa fazione degli yokai mi stai facendo di brutto. È come se fosse, diciamo, una nuova tipologia, come gli Xtreme o i Crystal o i Kachikachi, bellissima. Questo qui è il primo ZZ, il nostro caro amico Hurricane Dragon. L'Energy Max scoppia due tipi di puni e c'è una possibilità che uno di questi venga ridroppato nell'evento a bonus punti, appunto. Poi abbiamo il suo stage, perché appunto questo dragone è Impossible Stage. È a 337.000 di vita, 850 di attacco ogni 3 secondi, contraccolpo 1226, sfere curative che lancia, appunto, che si curano, ne fa fanno danno 5, cioè curano 5.000 ogni 12 secondi. Ovviamente i bonus, chi è se non ne varia, ovvero Dragon Slayer Shadowside Blizzaria, che è appunto il secondo ZZ. Questo sarà probabilmente nella slot
Ovviamente l'evento uscirà subito lo stesso giorno quando vedete questo video. Non sarà alle 17 oggi la live, sarà alle 21. Quindi mi raccomando, trovate la live programmata già sul canale, portate per memoria. E vi ricordo, sempre sul canale, ormai basta un momento spam, che sono disponibili gli abbonamenti ad 1 euro, ragazzi. Quindi se vi volete abbonare, c'è il tasto abbonati accanto al tasto iscriviti. Se vi abbonate per 1 euro avete un sacco di vantaggi, come per esempio il gruppo Telegram con me e Jackpot privato solo degli abbonati, oppure altri tanti vantaggi, oltre ai badge esclusivi di Yokai. Quindi mi raccomando, se volete abbonarvi avete il tastino qua in basso per solo 1 euro. Poi, non ho finito di Nevaria. Appunto, Nevaria è un Energy Max un po' inutile, o un po' perché riorganizza il campo. Ah, il bonus evento che appunto ha danno contro lo stage del dragone, bonus difesa contro lo stage del dragone, ovvero lui. Poi abbiamo Draghetto, ragazzi, eccolo qua, ovvero Satoha Ryuwata Wind Sprint. Sembra tipo il presidente di Nintendo, Satoru Iwata, cos'era? Sì, era lui. Energy Max Booster d'attacco Inflator e un attack booster Z. Ormai li stanno spammando ovunque gli attack booster Z. Non che mi dispiace, perché sono utilissimi, però insomma, un po' così. Ah, l'Energy Max, appunto, abbiamo detto. Ha due passive questo yokai. La prima, che è la passiva normale, che fa cadere le sfere bonus invece delle sue. Poi sono i suoi puni, fa cadere le sfere bonus. Quindi come un Dandori, come un Fratosto Triple S, come un Koros SS. Poi la sua seconda passiva invece, che si sbloccherà tramite questa moneta dandogliela, equipaggiandogliela, è appunto che il suo Energy Max parte già caricato. Quindi un attack booster che già di suo OP con l'Energy Max che parte già caricato, cioè un OP sto coso. Bonus evento, danni aumentati contro lo stage di Wind Onifalcon, perché c'è anche lo stage di Onifalcon che adesso andremo a vedere. Lo stage di Onifalcon è molto interessante perché dropperà ticket per rubare. Poi abbiamo Dragon Slayer Bunny Mint, che è la coniglietta, che probabilmente uscirà a metà evento perché ha una quantità di bonus spropositata. Quando vedete un yokai che ha così tanti bonus vuol dire che uscirà a metà evento, perché appunto yokai di metà evento è sempre quello più OP. O Energy Max o il Popper che ricarica gli Energy Max, un po' come Kyra, un po' come Velenotto di Natale. Ci sta. Tra l'altro di Tribù Misteriosa, non so se c'era già di Tribù Misteriosa, comunque. Rango Z, passiva il suo Energy Max, abbiamo già detto. Ah no, la passiva no, il suo Energy Max si carica quando entri in Fever. Il suo caricatore, nel senso che si carica l'attacca dell'energia quando entri in Fever, si carica leggermente. Nel bonus evento danni aumentati contro lo stage del dragone e bonus difesa contro lo stage del dragone. E ho scritto due volte, vabbè, abbiamo sbagliato. Comunque, qua c'è Sergente Quadro invece, che è appunto Sergente Quadro, Rank Z, Tribù Audaci, Energy Max, Horizontal Popper e Standard. Proprio di un'utilità, guarda, tantissima, guarda, proprio wow. Passiva, i suoi pugni si ingrandiscono quando li linki. I bonus ancora non si sa che cosa farà questo qua, ma probabilmente sarà bonus rubare, bonus quando appunto andate a rubare nella Yokodori mod. Poi abbiamo Gibanyan B, cioè Gibanyan Blaster, che è Triple S, Energy Max Central Popper, anche qui guarda proprio di un'utilità, guarda wow. Poi passiva, gli Energy Max degli altri yokai si caricano quando scoppi un puni grande di Gibanyan. Quindi quando voi scoppiate un puni grande di Gibanyan, vi si caricano gli Energy Max degli altri yokai che avete in squadra. Poi abbiamo Dragon Slayer Onifalcon, anzi Orifalcon, io ho detto Orifalcon, la R, appunto anche lui è un attack booster e boosta il Fever Gauge, quindi ti fa andare più velocemente in Fever, anche lui molto molto utile, e la passiva che i suoi pugni si linkano più facili. Poi abbiamo il bonus evento che ha i danni aumentati contro contro gli stage della mappa, quindi inutile. E bonus difesa contro gli stage della mappa. Ultimo, anzi penultimo, yokai Komazan B, Energy Max Popper verticale, quindi anche questo qua completamente inutile. Passiva, le drop e puni più grandi possono cadere, questa è l'unica sua utilità, perché i drop, che i puni grandi vengono ridroppati. Bonus evento, riduce la cura delle palle curative nello stage di Unikin Dragon, quindi anche lui ha bonus contro Unikin Dragon.
probabilmente qua Masan sarà nei sigilli, sicuro. E poi abbiamo gli Opalbot, che è appunto la ricompensa del quarto sigillo. Energimax, Popper orizzontale. Diciamo che Energimax sono un po' sprecati. Non ci sono Infledren Popper questa volta. Strano, strano, strano. Pensavo un Infledren Popper, invece no. Hanno messo i ZZ un po' useless questo evento, però vabbè. Passiva, appunto, i suoi pugni cadono ingranditi. Quindi come magari un Asciuca ZZ Nyambo o altri yokai che adesso non mi vengono in mente. Comunque, bonus evento danno aumentato contro lo stage di Onifalcon e difesa aumentata contro lo stage di Onifalcon, che appunto vi ricordo che è lo stage impossible, secondo stage impossible, che droppa, che può droppare i ticket, quindi si potranno farmare da lui nel caso non li abbiate per rubare. Quindi signori miei, questi erano tutti i leaks del nuovo evento. Vi ricordo appunto, vi lascio in descrizione il canale Telegram di Sis da Moguleaks, appunto, per andare a seguirci, o comunque il gruppo Telegram di Yokai Vocitala se volete fare scambi su Yokai 2, parlare di Yokai, Puni Puni, Sangokushi, quindi andate anche lì. Poi trovate in descrizione i nostri social, Instagram, Twitter, Twitch di Jackpot, quindi iscrivetevi, campanellina, like, e noi ci vediamo questa sera in live alle 21 su YouTube, appunto, per giocare il nuovo evento. Ciao ragazzi!